Ciao a tutti, mi chiamo Lena e parlo di crescita personale, maggiormente per le donne. E uno degli argomenti che più spesso si tratta nel mio blog è quello dei uomini, quindi come piacere agli uomini, cosa fa impazzire gli uomini, eccetera. Quindi chi vi può rispondere meglio di loro stessi? Ho invitato alcuni miei amici, tutti ragazzi giovani, imprenditori, uomini di successo, che vi risponderanno in prima persona ad alcune domande che voi più spesso mi fate. Allora ragazzi, la prima domanda è: cosa guardate in una donna in primo approccio, quindi primo appuntamento, che vi fa pensare, oh, wow, con questa ragazza ci vorrei riuscire ancora, o vorrei avere una relazione con lei? Fisicamente? In generale, okay. Gli aspetti, caratteristiche, atteggiamenti magari che vi fanno... che vi fanno venire in mente questo pensiero? Classica risposta da uomo. Ma fisicamente? O fisicamente o mentalmente? Comunque sei un amico per Lena, sei stato... Me lo sto segnando, lo ricorderò. Non c'è giudizio personale, come giornalisti. Allora, parto io e dico che la cosa fondamentale per andare a cena fuori con una donna è avere una donna con cui si riesce a parlare. Se non riesci a parlare... è una scena molto molto triste e spiacevole. Quindi per riandare a cena fuori devi riuscire a parlare e avere una conversazione interessante e stimolante da qualsiasi punto di vista, anche sessuale. Cioè, su quale argomento una donna deve essere abbastanza erudita da poter soddisfare questo tuo bisogno? Qualsiasi argomento, può essere una stilista e io di moda capisco zero, che mi parla di moda in modo molto interessante, mi stimola e io sono... ancora più curioso perché magari è un argomento che non conosco. Se invece è una che parla di gossip, non sa di che altro parlare se non dell'ultima cosa famosa che è uscita in televisione, o magari parla in modo frustrato di altre persone, o magari addirittura non parla perché non mette due parole messe in croce, non è una scena piacevole e non vorrei più uscire con quella persona. Ok, quindi possiamo dire è importante che la persona abbia i propri interessi, che ti dimostra per appunto che c'ha una propria vita, proprio interessi, e potete aprire qualche discorso. Certo. Ok, tu invece? Ma io la penso esattamente come Matteo, non ho nient'altro da aggiungere. Comportamenti, che vedi quel comportamento, quella frase che dice, interessante. Allora, come se ha qualcosa da raccontare di personale, di figo, ecco, non so come dirlo. Cioè, esperienze di vita interessanti. Se una persona sta tutto il giorno in casa, esce con le amiche e ha da raccontarmi solo questo, a me non interessa. Se invece una persona che ha qualche hobby, qualche storia di vicende accadute bella, è interessante. Altrimenti se mi racconta cosa fa con le amiche o cosa fa in casa sua, mi interessa poco, ecco. E diventa una situazione noiosa da parte mia. Quindi in primis una donna che ti dimostra che ha una vita piena a parte te, cioè non va, esatto, in quell'appuntamento solo, esatto, perché è troppo annoiata e quindi va lì con te giusto a cena, ma che la sua vita è piena, esatto, e tu sei quella cosa in più. Esatto, esatto. Allora, io dirò quello che non hanno detto loro. Okay. Allora, a livello fisico nessuno ha detto gli occhi, quindi veramente una donna che si sa valutare, ma non a livello volgare, penso, no? Quindi a livello volgare assolutamente no. A livello, se io vedo una ragazza che dico, cavolo, lei la fermerei per invitarla a un aperitivo, a una cena, ha sicurezza in se stesse, carisma, quindi tipo si vede che cammina con sicurezza, ha un modo di vestire, comunque il nostro abbigliamento, soprattutto una persona di successo, come hai anche detto tu, significa essere molto selettivo con il proprio tempo, dove si spende la nostra energia, con le persone con le quali spendiamo il nostro tempo. Quindi se la persona, l'abbigliamento è trascurata, eccetera, già fa molto capire di quel carattere. Poi durante la cena, pienamente d'accordo con loro. Ovviamente una donna con qualcosa da raccontare è molto più stimolante, se sta al telefono, se deve rispondere o se deve parlare del tuo ex, amore mio, vai prima allo psicologo e poi cerca il primo appuntamento. D'accordo, d'accordo. Allora invece una domanda inversa. Un atteggiamento, una caratteristica fisica, qualcosa che vi fa proprio nella vostra testa tipo ok, questa cena deve finire e non ci rivediamo mai più, non ti riscriverò mai più. Cosa può essere una cosa del genere? Io ce l'ho, eh. Dobbiamo iniziare.
Allora, una cosa che mi viene voglia di interrompere, diciamo, la situazione è quando una parte già che pretende troppo. Cioè, magari tu esci con una e quella persona magari già sembra che si vuol mettere con te e magari tu la conosci da 5 minuti. Quella è una cosa che tu dici, aiuto, chi è questa? Aiuto. Che a volte mi è successo, capito? Quindi già questo campanellino d'allarme che tu dici, questa... Ma ok, troppo. Faccio due chiacchiere e poi non la voglio più vedere. Tu? Allora, questo capita spesso, sì. Più di quello che uno pensa. Sì. Tipo, dopo la prima cena, ma noi cosa siamo? Niente. Amici, ci stiamo conoscendo. Va piano. Poi un'altra cosa che potrebbe, tipo io mi alzerei subito... Se risponde a monosillabi, ti fai una domanda, sì, poi cerchi un po' di creare anche un po' di dialogo, perché se siamo usciti vuol dire che ci vogliamo conoscere. Io no, a me non piace. Amore mio, dai. Magari tutti si aspettavano di sentire più cose tipo bel culo, belle tette, e invece guardate ragazzi, piace anche conversare. Allora, questo è uno stereotipo di quello che pensano di noi uomini. Sì, non nego che guardiamo il culo, io sono il primo che guarda il culo, perché... Io sono amante del culo, poi chi è amante delle tette ci sta, eh. Però a livello dobbiamo capire la differenza tra il primo appuntamento per continuarci a vedere e tra siamo amici, ci si diverte, senza impegno, eccetera, giusto? Però ecco, per essere la donna che prende un uomo, chiacchierata, energia, supporto, fondamentale per me. Io ce l'ho e dipende da quanto tempo passa al telefono e per fare cosa. Se lo passa scorrendo le storie Instagram senza senso, out. Se invece lo passa perché magari mi dice devo fare una cosa lavorativa e devo farla adesso perché è importante, mi spiega il perché, mi incuriosisce, punto a favore. Se usa il tempo per chattare con l'amica di una piuttosto che scorrere le storie Instagram o TikTok, beh, questa persona non solo non riesce a viversi il momento che stiamo vivendo e magari ha una vita un po' piatta, triste. Ok, allora, visto che stiamo parlando per ora del primo appuntamento, la domanda che tutti sempre si fanno, chi paga al primo appuntamento? Ma per me è facile, non è sessismo, è eleganza, l'uomo. Se no non la porto fuori. Se non sono in grado di portare fuori una donna, prima lavoro su me stesso, sulla mia vita personale, e quando sarò in grado di portare fuori una donna, porto una donna fuori. Se no non la porto fuori. Allora, diciamo, il primo appuntamento ci sta che l'uomo si faccia avanti, dai, per galanteria. Però magari mi è successo di avere alcuni amici che magari erano senza lavoro, poverini, uscivano con una ragazza che guadagnava 3.000 euro al mese e magari il ragazzo per galanteria dice pago io. La ragazza sa che poverino magari non se lo poteva permettere, allora lei fa il passo avanti. Allora in quel caso lì ci può stare. Se no, cioè comunque l'uomo il gesto deve fare per galanteria. Poi ci sta che una donna dice dai poverino non c'hai lavoro, pago io. Ci può stare. Però magari il gesto è sempre giusto farlo all'inizio. Perché giustamente anche quelli senza lavoro dovranno uscire con le donne. E magari esce, cioè perché uno senza una lira so fa, deve stare a casa, capisci il concetto? La porti a mangiare un panino sul mare e spendi 5 euro. Esatto. A casa tua magari no, perché la prima volta una si spera a mangiare il panino con la porchetta sulla spiaggia. Allora, io sono pienamente d'accordo, anche perché... quando non c'avevo una lira, perché guadagnavo 25 euro a sera, la invitavo a mangiare il kebab, perché doveva essere interessante la conversazione. Però appunto, se non mi posso permettere una cena, prima cosa non ti invito, perché paga chi invita. Poi l'uomo comunque, anche se mi invita una ragazza, ma appunto non è per sessismo, non è perché la donna, oh mio Dio, non può da sola, semplicemente è galanteria. Comunque ti dimostro che ci sono, che posso. Però, se devo dire anche un'altra cosa, di natura l'uomo invita più spesso. Bravo, pensavo ancora al culo di prima. Però di natura comunque è l'uomo quello che invita più donne ad uscire, giusto? Ok, tanto conosciamo tutte le app. Quindi non è giusto che io pretenda la cosa facile, invito 10 ragazze, ma non posso permettermi neanche di offrire una cena a una, cioè trattarla almeno decentemente. Anche perché parliamoci chiaro, se noi fossimo donne, pretenderemmo, almeno io pretenderei il massimo, avrei un livello, uno standard di vita alto, tale che non mi accontenterei del caso umano, del tossichello alla stazione che mi chiede un euro perché ha perso il treno, no? Vorrei magari, ovviamente, essendo io in primis una donna che ha lavorato su se stessa, giusto? Quindi è giusto
avere delle pretese sia da donna che da uomo. Diverso cambia, se la donna è a Tossichella alla stazione che ti chiede un euro perché ha perso il treno, gli offri una dose e sarà più contenta. Cattivo, davvero. Allora, quindi legato a questo, c'è un, ed qua dovete essere davvero sinceri e rispondere proprio come uomini, non come vostre personalità. C'è un'idea che donne fanno più dating, che escono per appuntamenti più per creare una relazione, più per conoscere la persona, uomini invece quel primo appuntamento sperano tutti di portarla a letto, poi se va bene magari creiamo una relazione. Questo è vero o non siete d'accordo con questo? Se la porto a letto la prima sera c'è un'alta probabilità che non succeda niente in futuro, perché mentalmente non mi stimola l'ottenere un qualcosa subito. Purtroppo da mentalità umana e ormone maschile in corpo il mio cervello funziona così, e quindi a cena se vedo che poi si lascia prendere troppo facilmente, forse anche stupidamente, ma così son fatto, così ragiona il mio ormone, mi scende l'interesse. Però aspetta, la mia domanda non è tanto sesso al primo appuntamento sì o no, ma tutti andate al primo appuntamento sperando che la porterete a letto? O andate lì proprio per conoscere la persona, per chiacchierare? Onesto. Io vado. Quello che succede, succede. Se è una persona interessante, ho guadagnato la possibilità di stare con una persona interessante, incuriosirmi in futuro. Se è una che si concede e si passa una notte divertente, ho guadagnato una bella serata e una notte divertente. In ogni caso vado lì con l'idea di passare del tempo piacevole. Se poi scopro che è una persona rara, unica e difficile da trovare, ben venga. Ti fammi la domanda, me la sono aspettata. Che si è parlato un'ora. Il demone maschile, anche lui pensa che tutti uomini quando vanno al primo appuntamento sperano di portarsela a letto prima di tutto? Allora, per quanto mi riguarda non è così sempre, dipende dai periodi. Magari ci sono quei periodi che uno è single, è più alla ricerca di una tipa da una botta e via, e ci sono quei periodi dove dici mi va di conoscere una ragazza per fare una storia seria. Poi secondo me dipende tanto dalla persona che hai davanti, perché tu quando chiedi ad una ragazza di uscire prima di chiedere ti sei fatto un po' un esame di com'è quella persona, da come si mostra. Se una è un po' una zoccoletta, lo vedi già prima di chiedergli di uscire, e quindi tu saprai già che con quella non ci puoi fare una cosa seria, e quindi magari esci con quella con l'intenzione di quella serata lì e basta. Mentre se una ti fa un'impressione già prima di chiedergli di uscire, che potrebbe essere una ragazza seria, io in genere ci esco con l'intenzione di conoscerla per curiosità. Quindi diciamo dipende da chi c'è davanti, da come si mostra ancora prima che tu gli chiedi di uscire. Quindi dite di sì con la testa, se l'apparenza vedete a prescindere un po' tutte le donne che vedete in quelle da relazione seria e quelle da una notte? Tipo guardate una ragazza e vi rendete conto quale potrebbe essere seria, quale potrebbe essere... Sì. Tutti d'accordo? Cioè diciamo che un uomo ragiona più a livello di fantasia, no? Quindi già si immagina tante cose. Però sì, prima di qualsiasi cosa ti rendi conto, come dicevo prima, dall'abbigliamento, dal modo di comportarsi, dal modo di parlare, eccetera, capisci se quella, come dice Gian, è una da una botta e via, oppure una che potrebbe essere interessante per una relazione. Al primo appuntamento sì, diciamo che lo 90% degli uomini va con un interesse, ok? Non mentiamoci. Però nulla vieta che si crea la giusta chimica, il giusto interesse, la giusta conversazione, e dici ci divertiamo, ma ci vogliamo anche conoscere. Quindi dipende anche dal momento in come si crea. Come vedi, torniamo sempre al primo appuntamento dell'energia che si crea tra tutte e due. Se ci sono interessi comuni, se c'è una conversazione stimolante, se c'è qualcosa che incuriosisce l'uno l'altro, allora potrebbe essere più interessante. Voglio aggiungere, perché secondo me ogni persona attira quello che mostra. Cioè se la ragazza vuole una botta e via, si mostra da una botta e via, e di conseguenza io lo percepisco e io lo metto in pratica. Se una ragazza si mostra come una ragazza seria perché in quel momento vuole una cosa seria, l'uomo in genere lo percepisce e di conseguenza avrà degli atteggiamenti in quel modo. Quindi secondo me è tanto la ragazza cosa vuole in quel momento, lascia trasmettere, che magari la stessa ragazza ci avrà il periodo che vuole una botta e via, e ci avrà il periodo dove vuole una storia seria, e l'uomo lo capisce. Allora,
Vero, vero. Esatto. No, no, 100% effettivamente. E devi anche considerare che, lo so che può sembrare sessista, eccetera, però l'abito fa il monaco. Quindi è come ha detto lui, se una donna trasmette determinate cose, brutto da dire, però per un uomo è importante. Gli atteggiamenti, i ragionamenti, come si comporta, gli interessi che ha, cosa pubblica, può essere sessista, però, e magari è anche sbagliato, però un uomo da esterno percepisce questa cosa, proprio perché l'abito fa il monaco comunque. Quindi è importante anche far capire, è importante comunicare quello che si vuole e che non si vuole, in un modo o nell'altro, secondo me. Qualcosa da aggiungere? Invece, questa domanda qua, una donna che prende iniziativa, quindi o arriva da voi a conoscervi per prima, o magari dopo primo appuntamento, la prima a scrivervi, a cercarvi, questa iniziativa che arriva dalle donne, come la vedete? Una cosa positiva o più una cosa che vi allontana? Ma io non la vedo in nessun modo, nel senso dipende dalla donna in sé. Se è una donna intraprendente, noto che è intraprendente, se è una donna un po' più timida, noto che è timida. E non c'è un format di donna perfetta, secondo me, al mondo, quindi... Se è una donna intraprendente, bene, noto che è una donna intraprendente, magari non deve essere oppressiva, non deve essere pushing, non deve spingerti, però se è una donna che magari ti vuole scrivere perché magari non si fa neanche il problema del format prefissato che la donna si deve far desiderare troppo, eccetera, figo. Allora, secondo me, già dopo la prima uscita, tu nella tua testa ti sei fatto un pensiero se vuoi continuare o no, sì, con quella tipa. Quindi al di là che lei se la può tirare più o meno, facendosi sentire oppure no, tu ormai la tua decisione l'hai già presa, se vuoi rivederla oppure no. Quindi in entrambe le strategie che la donna pensa di usare, l'uomo secondo me ha già preso la sua decisione prima, appena è finita l'uscita. È difficile che cambia idea. È difficile che cambia idea, no? Cioè non sarà li scrivo dopo 3 giorni o il giorno dopo a farli cambiare idea, ecco. Sì, sono d'accordo. Secondo me dipende dal carattere, però dipende anche come si propone. Una cosa tipo, ti va se andiamo a mangiare un boccone, o ti va di venire a casa mia, ci vengo, però mi hai fatto capire tanto di te, capito che voglio dire, no? Brutto. Quindi dipende, però uno dice, ma andiamo a mangiare a mangiare qualcosa, cioè prendere un drink, una passeggiata, è anche piacevole, non è questo che fa la differenza, però fa anche vedere, fa capire che la ragazza è intraprendente, quindi piacevole come cosa che di solito per le donne, noi uomini dobbiamo tirargli le parole fuori insistendo, cos'hai? Niente, cosa ti va? Niente, è la cosa più fastidiosa che possa esistere, ve l'assicuro. Ok ragazzi, quindi subito chiare quello che si vuole e quello che non si vuole, e poi dalle vostre risposte, le idee che mi si è create, è che se vi viene, cioè se avete voglia onestamente di farvi avanti, di riscrivere tipo hey, ci rivediamo, magari possiamo andare in questo posto eccetera, ci sta, ben venga, ma nello stesso tempo non deve essere un tipo sono annoiata, non so che fare, tu sei l'unica cosa che mi fa divertire, quindi ti scrivo ogni giorno solo per rivederti. Quindi un'altra domanda, io mi reputo femminista al punto giusto, però volevo chiedere cosa pensate delle, diciamo, femministe esagerate che vogliono quasi essere più forte di un uomo, cercare di misurare chi ce l'ha più lungo con un uomo, cosa... Ma in che ambito lavorativo? Nelle relazioni, quindi no, se no. Voi incontrate per un appuntamento una donna del genere, che impressione vi dà? Grande frustrazione. Rifammi la domanda. No, diversa. Ci sono delle donne che non voglio neanche dire ruolo uomo, ruolo donna, però comunque... Ma fammi un esempio di cosa mi potrebbe dire. Perché io non mi svendo, perché non è così, okay. Perché anch'io posso. Che c'è, che tu vuoi pagare e lei ti fa sentire una merda, perché tu stai pagando per essere gentile e lei ti fa sentire una ti merda. Te lo fa quasi pisare, sì. Okay. Che come se tu la offendi con questo gesto. Ok. Allora, secondo me se una donna fa così perde un po' di femminilità, sembra più un uomo, è brutto. Cioè non è femminile se una fa così, cioè perde quell'eleganza che c'ha una donna, cioè che comunque l'uomo e una donna sono diversi. Uno può essere maschilista o femminista, femminista. Comunque sono diversi. E se una donna fa l'uomo, perde il suo valore, secondo me. Sì, diciamo che è diventato dal voglio essere alla pari al voglio essere di più, sminuendo gli uomini. Quindi frustrazione, rabbia repressa e tanta, tanta voglia di competere, che poi ce l'hanno solo loro, perché noi uomini, a differenza loro, a quanto pare non gareggiamo, non siamo sono io che pago perché tu sei donna, no,
noi cioè, offriamo perché siamo gentili, vogliamo essere gentiluomini, però a quanto pare queste persone con la frustrazione che hanno finiscono per dimostrare che semplicemente si sentono in competizione, quindi è la loro insicurezza che parla, non l'arroganza dell'uomo. Anche se forse racchiudo un po' tutto quello che vi ho chiesto, ma ve lo richiedo un'altra volta, perché una delle domande più frequenti che mi fanno è letteralmente come fare impazzire un uomo. Quindi se la dovete racchiudere in qualche parola, come sarebbe questa donna perfetta, sia dal punto di vista estetico, caratteriale, quello che volete, come fare impazzire un uomo? Lavora su te stessa come se l'unico il tuo obiettivo fosse quello di migliorarti. Se lavori su te stessa, quindi ti prendi cura di te dal punto di vista estetico, dal punto di vista mentale, cresci costantemente, ti evolvi, sei una persona stimolante dal punto di vista lavorativo, ottieni risultati, e sei una persona intraprendente che ottieni risultati, c'è poco da dire, sei una persona che attira persone intraprendenti e interessanti come te, e è una persona interessante a cui molti cercheranno di strappare il cuore o gli interessi, e pochi riusciranno, anzi uno forse riuscirà. Quindi lavora su te stessa e il resto viene da sé. Quindi non cercare di fare qualcosa specifico per piacere un uomo, ma semplicemente cercare di migliorarsi, vedere se stessa figa, bella e intelligente, e quindi attirai anche attenzione di conseguenza, giusto? Allora, per quanto mi riguarda i miei gusti personali, nel generico, una donna deve essere femminile, è la cosa più importante. Poi è logico, io ci avrò i miei gusti che sono diversi dai suoi. Magari a lui gli piace la donna intellettuale che ha studiato, magari a me mi piace la donna che sta in casa sul divano tutto il giorno. Quindi secondo me questo è un po' più un gusto personale. Sì, sì. Diciamo, magari a me mi piace, ne so, la donna struccata, a lui gli piace truccata. Però di base deve avere quella femminilità. Poi tutto il resto secondo me è molto soggettivo e cambia da uomo a uomo. Quindi secondo me una donna non deve cercare di fare le cose per piacere a tutti, ma deve fare le cose che piacciono a lei. Poi logicamente attirerà un uomo che ha delle cose in comune con lei. Quindi non è che una deve fare le cose forzatamente per piacere a quello. Deve fare le cose che piacciono a lei, poi attirerà uomini simili a lei, però logicamente deve essere femminile, cioè se una donna è donna deve essere femminile, non può essere il camionista, capito quello? Volevo vedere, capito quello. Allora, anch'io pienamente d'accordo, quindi sono d'accordissimo. Basandoci su questo punto, quindi sull'essere femminile, sull'essere interessanti, quindi come propri obiettivi e hobby e piacere, lavorare su se stessi, una cosa che almeno per me è veramente importante è che la donna non si accontenti, che non sia acida. Non si accontenti in che senso? Se sai esattamente cosa vuoi, non è che frequenti una persona giusto perché sei annoiata o altro, no, semplicemente senza essere acida o stronze, dire guarda, abbiamo interessi diversi, questo perché utilizzi un filtro che poi un uomo veramente interessato a quello che vuoi tu, perché attrae, come hanno detto loro, ciò che è simile a te, lo percepirà questa cosa, quindi si crea un rapporto vero, dove ci sono gli interessi, dove c'è tutte le situazioni. Invece vedo tante persone, tante donne che si accontentano, e giustamente, pur accontentandovi di cose che non sono, o di persone che non sono alla vostra altezza, finite per allontanare quegli uomini che invece vorrebbero, ma semplicemente a loro volta non si accontentano, quindi dicono lascio il tuo spazio affinché tu risolva i tuoi problemi interiori, quando sarai pronta e matura forse avrai un'opportunità. Stessa cosa vale per l'uomo, secondo me. D'accordo con voi, sì, la stessa cosa vale anche per l'uomo. Ora passiamo alle domande più hot, più tabù, e quindi non vi vergognate. Allora, domanda generica: come deve essere o cosa deve fare una donna a letto per farvi dire quel wow, quella a letto era wow? Secondo me deve esserci quel feeling che a fine della prestazione dici è stato qualcosa di che sembrava programmato, invece non era programmato. Cioè c'è quel feel, non c'è un qualcosa che devi fare, non devi fare. Finisci e dici cazzo, sembrava che ci eravamo accordati che per 2 minuti facevamo quello lì, poi ci spostavamo lì e alla fine finivamo così. No, non c'era nessun accordo, c'è stato feeling, c'è quella capacità di connessione mentale che ti fa dire wow. Però questo è più compatibilità, no? Fortunate quando 2 persone si trovano e hanno questa compatibilità. Però se ti chiedo proprio caratteristiche
artistiche, che magari non deve vergognarsi, non deve essere figa di legno, no? Come dicono, o se deve dire qualcosa di più preciso per dare un consiglio alle ragazze, qualcuno allunga la mano. Allora, dal mio punto di vista, se un uomo arriva, cioè arrivate ad andare a letto, molte donne si fanno le paranoie a livello estetico, però se l'uomo è arrivato fino a quel punto vuol dire che gli piacete, quindi non dare troppo peso alla parte fisica, perché siamo già lì, vuol dire che mi piaci, vuol dire che mi va bene, e questo molte volte irrigidisce magari le ragazze. Invece godersi il momento, quindi, perché se ti godi il momento, ti lasci andare, è molto anche più piacevole per l'uomo, secondo me. Quindi questo ti crea proprio la sensazione che tutti e due ci stiamo godendo il momento, ci piace, e di conseguenza questo rende la cosa molto più accattivante. Allora, tu ti riferisci alla tua fidanzata o una che frequenti da poco? No, già bella domanda però, Tutte le mie domande non sono assolutamente a voi come personalità, sì, che devono essere rivolte, okay, verso vostre fidanzate, okay, ma... Ma... Irene, se stai guardando non è per te. È proprio io come uomo, come penso, cioè anche consiglio che darei a tutte le ragazze, io come uomo, okay, non io come la mia personalità. Sì, sì, sì. Allora, condivido molto quello che ha detto lui, specialmente io che comunque vado in palestra da 15 anni, c'è sempre stato questo stereotipo che io ho il fisico troppo allenato e magari una ragazza potrebbe non sentirsi a suo agio davanti a me perché dice: cavolo, tu c'hai il fisico troppo migliore del mio e quindi io mi vergogno a stare davanti a te perché io non sono allenata quanto te. E questo però è solo una paranoia mentale, come diceva lui, che si fa la donna, che l'uomo non fa. Quindi questa è una cosa, secondo me, importante, che una ce la deve prendere in considerazione. Poi, cioè, tutto deve essere molto spontaneo, non è che uno deve andare lì e programmarsi, devo far così perché è migliore di far cos'ha. È una cosa spontanea. La miglior cosa è non farsi troppe paranoie e essere spontanei, secondo me. Non è che c'è, cioè, sia da parte dell'uomo che della donna deve essere così. Sì, uno deve fare quello che gli piace. Poi, se la personalità corrisponde e c'è feeling, bene. Se non c'è feeling, non c'è. Non è che si può fare una cosa forzatamente. Ognuno ha i suoi gusti. E se corrispondono con gli altri, bene. Se non corrispondono, pace. È come quando sei andata a cena fuori. Sei andata a cena fuori, c'è la conversazione piacevole, beh, se non è piacevole, è lì uguale. Se c'è uno scambio reciproco piacevole, bene, se non c'è, non c'è. Non è che bisogna fare una cosa forzata per farsi piacere, perché secondo me uno deve essere spontaneo. Ma una cosa secondo me fondamentale, comunque, giusto per aggiungere, è la comunicazione. Cioè, arrivando agli utenti al sodo, che comunicazione? Cioè, a me sta roba che hai fatto non piaceva, punto, basta, te lo dico senza problema, non te lo dico né in modo aggressivo né con tono accusatorio né con... cioè, è fondamentale. Oppure, lo sai che mi piacerebbe provare questa roba qui? Dillo. Sai, oppure, ti piace questa roba qui? Ho fatto questa roba qui pensando che ti potesse incuriosire. Ti ha incuriosito? Ti è piaciuta? Ti ho fatto godere come volevi? Sì, no, non va bene. Ok, parliamone. Se no non c'è... non... cioè, anche solo una che dice, che ti parla di questa roba, per me livello level up, un altro livello. Sì, sì. Sono d'accordo. E se fate caso, gli uomini vanno con le escort o le prostitute proprio perché manca la comunicazione tra molti uomini. Ovviamente qua a tavolo non ce n'è nessuno. Però molti uomini finiscono ad andare a tradire proprio perché manca la comunicazione, o perché magari l'uomo dice: vorrei provare questo, mi piacerebbe questo, e la donna parte già tipo: no, io no, mai. O viceversa, la donna dice qualcosa e l'uomo: oh mio Dio, io questo mai. Comunque la comunicazione è capire e trovare i compromessi per far sì che entrambi le parti siano soddisfatte, che godano pienamente anche nella loro vita sessuale, e questo eliminerebbe tanti tradimenti. Sì. Allora sì, e penso che questo non vale soltanto a letto, ma anche in generale nella vita della coppia. Noi donne tendiamo a pensare che loro devono leggere nella mente, tipo niente, devi capirlo da solo, eccetera. Invece gli uomini sono super diretti. Loro capiranno.
non lo capiranno mai, quindi bisogna semplicemente dirgli in faccia: guarda, voglio così, guarda così, non mi piace, cioè, d'accordo? Quindi ultima domanda generica per concludere, un consiglio che daresti alle ragazze per poter affascinare un uomo di qualità come siete voi? Tu ce l'hai? Siate soddisfatte della vostra vita e selettive, e frequentate anche i posti giusti. Questo vi permetterà di avere accanto a voi esclusivamente persone al vostro livello, e non accontentatevi, perché più vi accontenterete e più tardi vi renderete conto di quello che è giusto o sbagliato per voi, e di conseguenza magari avevate conosciuto quell'uomo interessante eccetera, ma siccome vi accontentavate di qualcun altro, di altre situazioni, avete perso quello che è un'occasione. Rifammi la domanda. Un consiglio che dareste alle ragazze per essere quella donna interessante, quella che rimane nella mente dal punto di vista maschile, però. Io ce l'ho ed è: attiri quello che sei. Quindi se sei una tossica, attiri i tossici. Poi lascia stare che magari quello c'ha lo sghiribizzo sessuale di trombarsi una tossica. Però cioè, mediamente poi quella persona non sta con te. Magari è contento, ha fatto quella roba, ma non vuole stare con te. Quindi se tu attiri solo, dici: ma c***o, perché non riesco a trovare quella persona che voglio, così così? Beh, il problema forse ce l'hai tu. Il problema ce l'hai tu. Quindi leggiti un libro, vatti a fare i capelli, vai in palestra, in base all'obiettivo che di persona che vuoi al tuo fianco. Però se non la trovi, non è perché non esiste, ma è perché sei tu che attiri le persone sbagliate. Un consiglio che daresti alle ragazze per essere attraente, interessante per gli uomini, okay, dal punto di vista maschile? Allora, secondo me una donna, per farci una relazione intendo, deve essere la tua migliore amica. Cioè, per esempio, io un mio amico ho voglia di vederlo spesso, perché è piacevole stare con lui. Ti rilassi quando, esatto, sei con lui. Stessa cosa, la tua donna la devi percepire come la tua migliore amica, con cui condividi tutto e anche delle cose in più rispetto a un amico. Però se di base non è, cioè non c'è quel feeling come fra due migliori amici, non ci puoi avere una relazione con una persona. Infatti tanti dopo un po' di anni si lasciano, perché si accorgono che sì, stanno insieme, hanno i sentimenti, ma poi non c'è condivisione di tante cose, ognuno magari a passioni diverse, cose diverse, e poi diventa un rapporto noioso. Invece secondo me, se c'è questa cosa di sentirsi come due migliori amici, ci saranno magari dei periodi stressanti, ma riesci a superarli perché hai tante cose in comune da condividere, e quindi non diventa un rapporto noioso. Allora, io sono super d'accordo con questo. In realtà penso, in base a qualsiasi relazione sana, prima di tutto c'è l'amicizia e poi altre cose sopra, anche perché la donna, come avete detto, da una notte rimane lì. Una donna che può essere anche vostra amica, condividere con voi alcuni momenti diversi, può essere più interessante a lungo termine. Quindi ragazze, grazie mille. Avete qualcos'altro da dire? No. Perché poi si diventa vecchi, e da vecchio magari non pensi più alla botta e via, pensi avere una donna che ti accudisca. Cioè, quando invecchio, ora non è che ci sta pensa ora, però uno arriva a 50 anni magari, cioè, si lascia con la moglie perché dice: ma questa, se mi succede qualcosa, non è in grado di far niente. Invece se tu hai una donna che comunque ci condividi tante cose, anche a 50 anni magari, anche magari non ci vai più a letto tutti i giorni a 70 anni, però hai anche altre cose da condividerci, non solo andare a letto, esatto, delle esperienze fatte insieme, avventure, passioni, eccetera. Super d'accordo. Quindi ragazzi, grazie mille per aver partecipato a questa piccola intervista che hai creato. Sul tuo canale. Super divertente, super informativo, penso, per tutti voi. Quindi ragazzi, se vi piacciono video di questo tipo, scrivetemi, fate altre domande nei commenti, così possiamo fare altri video del genere e chiedere pareri direttamente a loro. Ciao a tutti!